in vantaggio per 3-0 nel secondo set, ma Edberg ha perso il primo set, per verificare com'è stata la partenza di John McEnroe. Ebbene, anche John McEnroe ha i suoi problemi, è indietro di un break perché Derrick Rostagno conduce per 3-1 nel primo set. Rostagno è un giocatore particolarmente adatto a questo tipo di superficie, anche lui è un tipico giocatore di serve and volley, quindi come primo turno, come match di apertura, può essere un ostacolo abbastanza difficile. Quindi McEnroe serve 15-0. Poi Rostagno l'anno scorso due match point contro Becker. Oh là là, che brutta cosa McEnroe, una volée di rovescio che non è riuscito a chiudere con il polso. 15 pari, dicevo di Rostagno, che ha avuto due match point al secondo turno contro Boris Becker all'Open degli Stati Uniti, tra l'altro il secondo di quei match point annullato da Becker con un nastro che rimane famoso nella storia ormai del tennis, anche perché poi Becker è andato avanti e ha vinto il torneo. Però buon servizio, buona la prima volée di McEnroe, ma ancora migliore il passante di rovescio di Rostagno. Adesso lo rivediamo, servizio di McEnroe, buona la risposta in mezzi piedi, McEnroe si salva, ma non può fare niente. Deve dire bravo. Lui non lo dice. Lui non lo dice, non è convinto, anzi lo guarda come se... Come ti permetti? Come se gli avesse fatto uno sgarbo. Ci sono molti giocatori che hanno questa attitudine, non ammettono in sostanza che gli altri giochino dei bei colpi. Sì, è così. ...15-30 dunque. McEnroe aveva rischiato di sbagliare una volée di dritto facilissima. Un po' di tensione ce l'ha addosso sicuramente. 30 pari. Oh sì, 40-30. McEnroe non ha molte partite quest'anno, anche se al Queens è arrivato fino in semifinale. Ha fatto tre lotte incredibili, sia contro Krishnan che contro il finlandese Paolo Heimo, che contro il giovane australiano Richard Fromber, che ricordiamo vincitore di Bologna. Contro Lendl non è mai stato in partita, non è mai riuscito a breccare il cecoslovacco. Okay, ace di McEnroe. Ora il punteggio è 3-2. 3-2 a favore di Derrick Rostagno, che è in vantaggio di un break, ha strappato il servizio a McEnroe nel terzo gioco di questo incontro. Intanto un piccolo quadro riassuntivo di quello che è successo nella giornata. Si sono già conclusi 11 singolari maschili e ci sono state da registrare due sorprese, cioè due eliminazioni importanti. Anche se sul piano tecnico, come abbiamo detto prima, la sconfitta di Andrés Gómez, testa di serie numero 5, è una sorpresa fino ad un certo punto. Comunque Gomez ha perso contro Grab 6-4, 6-2, 6-2. E Tim Mayotte, testa di serie numero 6, ha perso contro il sudafricano Gary Müller in 4 set dopo aver vinto il primo. Tra l'altro il fatto che Gomez, dopo aver vinto a Roland Garros, sia stato eliminato qui al primo turno non è una novità in assoluto. In passato si era già verificata la stessa situazione almeno 4 volte negli ultimi anni. Sia nel 1970 che nel 1971 Jan Kodesh, vincitore a Roland Garros, ha perso qui al primo turno. Nel 1985 Mats Wilander, vincitore al Roland Garros, è stato eliminato qui al primo turno da Bobo Živojinović, e nel 1990 appunto Gomez. Quindi 4 casi trovati da Luca Marian Antoni, che confermano quanto sia grande la differenza tra la terra battuta e l'erba. Torniamo sul centrale, dove Derrick Rostagno si appresta a servire in vantaggio per 3-2 nei confronti di John McEnroe. Fuori il passante di McEnroe, 15-0.
Intanto Edberg è 4-0 nei confronti di Dijk sul campo numero 1. 4-0 vuol dire due break. Questo lo diciamo per quelli che non conoscono tanto bene il tennis, perché 4-0 e due break ci devono essere per forza, eh? Eh sì. Mentre invece il 3-0, ecco, allora sì, bisogna specificare se è 3-0 con un break o 3-0 con due break. È chiaro. Sono due punteggi molto diversi. Fatila. 30-0. Rostagno ha giocato una seconda palla molto molto coraggiosa, poi però ha sbagliato male la volée di rovescio. 30-15. Non era molto raccolto su questa volée di rovescio, è andato poi in allungo, non ha trovato il tempo. Qualche anno fa era stata avanzata l'ipotesi che Rostagno potesse ottenere la cittadinanza italiana e giocare per noi la Coppa Davis, è stata un'ipotesi accantonata. Fortunatamente accantonata, perché io sono decisamente contrario a queste soluzioni. D'altra parte si era parlato anche di Mancini, però lo si voleva arruolare, ma tentativi maldestri e comunque da ostacolare. Dobbiamo giocare in Coppa Davis con i giocatori che riusciamo a produrre, e se non siamo capaci di produrli, beh, facciamo qualche piccolo cambiamento, piccolo o grande cambiamento, ma... Intanto Rostagno tiene il servizio 4-2 nel primo set nei confronti di John McEnroe. Insomma, sembra che ci sia proprio un denominatore comune in questo torneo: i favoriti in difficoltà all'inizio. Lendl e Edberg hanno perso il primo set, Becker ha salvato il primo set appena appena, annullando un set point contro il messicano Herrera, e McEnroe è indietro di un break. Questo è un risultato abbastanza... Tanto sentiamo cosa McEnroe ha da argomentare. Perché McEnroe al Queen's Club si è comportato bene, eh? Sì, ha avuto solamente un momento con un giudice di linea che aveva giudicato secondo lui una palla facendo un errore di circa mezzo metro. Allora ha avuto un paio di discussioni. Era un giudice di linea indiano, di origine indiana. Spero per lui che non fosse un Sikh, altrimenti ci potrebbero essere delle rivendicazioni da parte del giudice di linea. Comunque, insomma, basilarmente sì, ha avuto anche il conforto del pubblico nel match contro Lendl. 15 pari. Intanto Edberg sul 4-0 ha perduto il servizio ed è 4-1. Dicevamo di questi primi turni in cui sono in corsi i giocatori più forti, sono primi turni in cui le difficoltà possono essere capite per Edberg, che gioca contro un giocatore molto adatto all'erba, per lo stesso McEnroe, che gioca anche lui contro un giocatore che sull'erba ha ottenuto sempre dei discreti risultati. Meno è da capire... meno sono da capire le difficoltà di Lendl contro Minussi, che è un argentino che almeno sulla carta sembra essere un giocatore soprattutto adatto alla terra battuta e non tanto alle superfici veloci. Probabilmente un eccesso di pressione con Lendl, che forse per la prima volta si presenta a Wimbledon come l'uomo da battere. Anche i bookmaker lo danno come favorito, cosa che non era mai successa. Siamo 30 pari con McEnroe che si affida al suo servizio slicing fuori da sinistra per pareggiare, per equilibrare momentaneamente il punteggio in questo game. Set
sa trovare un po' troppo indietro. McEnroe sbaglia la demi volée di dritto e concede una palla break. Rostagno andrebbe 5-2 servizio nel caso riuscisse a trasformare questa palla break. McEnroe si dovrebbe affidare al servizio, al suo servizio slice a uscire, vediamo se... Non è proprio tanto slice, ma è sufficientemente incisiva questa prima palla di McEnroe per costringere Rostagno a sbagliare la risposta. 40 pari, era una palla molto importante, una palla che poteva valere un set. Sta nel set McEnroe con quella palla. Edver 5-1 e servizio sul campo numero 1. Fuori la risposta di Rostagno. Could you tone down your yelling, please? I asked her if she could tune down her yelling. I'm telling her too. Non so che cosa c'ha, ce l'ha con l'arbitro, eh. Non è molto contento McEnroe, che non costituisce novità naturalmente. A Wimbledon McEnroe è particolarmente effervescente nei confronti sia del pubblico che del giudice di sede che giudice di linea. Comunque si allunga molto molto bene su questa volée di rovescio McEnroe. Ora il punteggio è 4-3 Rostagno nel primo set. Durante il cambio di campo McEnroe ha continuato a prendersela con l'arbitro, poi è passato davanti ai fotografi, ha avuto anche per loro qualche parola di incoraggiamento. Comunque 0-15 Rostagno serve sul 4-3 in suo favore. Oh là là, gran risposta di McEnroe. 0-30. La rivediamo, movimento molto corto di McEnroe che incoccia la palla per un ottimo lungolinea. Aveva quasi fatto un miracolo McEnroe riuscendo a recuperare con un lob, con un pallonetto liftato che è andato appena lungo. 15-30. Appena fuori la volée di Rostagno ed è 15-40. Ci sono due possibilità per McEnroe di recuperare il break di svantaggio. Mi pare che in questo game McEnroe abbia giocato la risposta con molta aggressività e abbia messo un po' sotto pressione Rostagno. Gran prima di servizio di Rostagno. Servizio centrale sul quale inutilmente si allunga McEnroe. Arriva appena a toccare la palla. Comunque c'è un'altra palla break a disposizione di McEnroe. 30-40. Stavolta non riesce a tenere in campo la prima, Rostagno. E qui è stato abbastanza fortunato Rostagno, perché la sua volée è passata... Mentre invece il passante di McEnroe si è fermato sul nastro. McEnroe aveva giocato una risposta con molta aggressività, come la risposta praticamente che gli aveva fatto conquistare il secondo punto del game. Non è riuscito però a tirare il passante in campo. Rostagno sarebbe stato, credo, fuori misura.
Seconda di servizio per Ostagno sul 40 pari, da 15-40. In ritardo nel giocare la volée di rovescio Rostagno, terza palla break per McEnroe. Succede a questi giocatori che non hanno una grande sensibilità. Quando rispondi veloce, loro giocano una buona volée. Quando rispondi lento, una palla senza peso, che devono giocare la volée. Devono lavorarla loro, che devono lavorarla un po', commettono degli errori. Questo è un errore molto grave in questo punto del match. Anche qui è rimasto un po' troppo indietro, peraltro una risposta di McEnroe molto carica, anche un po' arrotata. E riesce il break dunque a McEnroe, 4 pari nel primo set dal 4-2 per Rostagno, quindi è riuscito McEnroe a riequilibrare. Intanto sul campo numero 1 Stefan Edberg ha incamerato il secondo set per 6-1, quindi un set pari tra Stefan Edberg e Broderick Dyke sul campo numero 1. Nel secondo set Dyke non ha mai vinto il servizio, l'unico game che ha vinto è stato sul servizio di Edberg. Sul 4-0. Tanto sul campo numero 11 ha iniziato a giocare Raffaella Reggi contro l'australiana McKillan. La Reggi conduce 2-0 nel primo set. Oh, beh. 15-0, forse si potrà dire che questa volée non c'era bisogno di metterla così vicina alla riga, però è un pezzo di bravura. Volée con taglio sotto alla palla, aumenta la velocità della palla quando rimbalza. Stavolta è McEnroe in ritardo nel giocare la volée. Doppio fallo di McEnroe. Già nel torneo del Queens McEnroe aveva denunciato qualche problema di continuità nel servizio e per un giocatore come lui, che pure ha una buonissima mano, una facilità di gioco molto buona, servire male diventa difficile portare a casa il match. Al di là del fatto che abbia commesso due doppi falli, come vediamo in sovrimpressione, è il numero di prime palle che mette dentro il campo ad essere determinante circa il suo rendimento. Tanto adesso buono, una buona prima palla. 30 pari. E c'è una palla break, McEnroe sul 4 pari, rischia di farsi staccare ancora. Modo migliore per tirarsi fuori da una situazione difficile.
Due ace per McEnroe, un ace per Rostagno, come vediamo in sovrimpressione. Vantaggio McEnroe. Rostagno contro McEnroe è costretto a coprire quando gioca la risposta all'angolo sinistro del campo, lasciando scoperto il centro, punto nel quale nell'occasione precedente McEnroe ha servito l'ace. Ci riprova anche questa volta, non va bene. A tenere il servizio dopo aver annullato una palla break, conduce ora per 5-4 nel primo set nei confronti di Derrick Rostagno. Thank you. Quiet, please. Derrick Rostagno serve sul 5-4 per John McEnroe, mentre Stefan Edberg è in vantaggio per 2-0 nel terzo set nei confronti di Dyke. Ha perso però il primo set 6-4, ha vinto il secondo 6-1. 15-0. Dyke ha perso 4 servizi di seguito. Tanto Raffaella Reggi 3-0 nei confronti dell'australiana McKillan, campo numero 11. Questa è una situazione di un 3-0 con un solo break, perché il servizio è la McKillan. 40-0. Ha aumentato le dimensioni del turbante McEnroe. Forse vuole tenere insieme le idee. Senti che è una giornata difficile, cerca di tenere insieme tutte le idee. Beh, effettivamente è molto vistosa questa fasciatura. Palla corta di rovescio di Rostagno, che tiene a zero il servizio. 5 pari. Vitas Gerulaitis inquadrato. Gerulaitis ha giocato qui una storica semifinale contro Bjorn Borg nel 1977, partita persa 8-6 al quinto set, una delle partite più divertenti giocate negli ultimi 15 anni qui a Wimbledon. È andato dalla parte giusta McEnroe, ma non gli è riuscito la volée di dritto. 0-15. Non vorrei sbagliarmi, però mi pare che McEnroe qui a Wimbledon stia giocando con una racchetta diversa da quella del Quint. Non vorrei che questi suoi atteggiamenti fossero dettati anche dalla poca sicurezza che ha con magari un attrezzo nuovo che non ha provato sufficientemente. Il nuovo momento di difficoltà per McEnroe. Tanto doppio fallo numero 4. Sulla riga la seconda di servizio, poi forse un cattivo rimbalzo e comunque una risposta molto profonda di Rostagno. 0-40. McEnroe era rimasto dietro, ma più che rimasto dietro forse non aveva fatto in tempo andare a rete, perché
Rostagno da due metri dentro il campo aveva tirato una risposta velocissima che non gli ha probabilmente dato il tempo di avanzare. Quindi tre palle break. Rostagno ha giocato un gran game, McEnroe cede il rischio a 0, 6-5 Rostagno nel primo set, Rostagno servirà per il set dopo il cambio di campo. Derrick Rostagno si appresta a servire per il primo set in vantaggio per 6-5 nei confronti di John McEnroe. Sbaglia però la volée di rovescio, rimasto un po' lontano dalla rete. 0-15. Intanto è tornato al mio fianco Ubaldo Scanagatta. Allora Rino, questo McEnroe, come tutti i grandi, primo set lo patisce. Inizio del torneo in salita. È fuori la palla corta di Rostagno. E questa è stata un'ingenuità. Era in una situazione favorevole, Rostagno, in una posizione offensiva. E non c'era bisogno di tentare quel ricamo. Ho sentito poco fa Roberto Lombardi che parlava della racchetta di McEnroe, effettivamente in questo momento sta giocando con una head, gioca con una head che gli ha prestato Ivanisevic. McEnroe si è allenato nei giorni scorsi con Ivanisevic, vedeva che Ivanisevic faceva cose straordinarie, McEnroe è imprevedibile, non sai mai che cos'è, dice ma sarà mica colpa della racchetta. Allora, dice, ma cioè, lui non ammette che Ivanisevic possa giocare bene per conto suo. Se mi ci fai provare, ha giocato un pochino, si è trovato benissimo, ha detto questo torneo lo gioco con questa racchetta qua. Questo indipendentemente dai contratti. Sì, anche perché lui il contratto con la Dallo era scaduto. McEnroe protesta, sostiene che il servizio di Rostagno. Dice perché, che cosa ci sta? Dice c'era la macchina, cosa sta a fare la macchina lì se non deve chiamare, se non chiama le palle fuori. La cosa curiosa è che la linea del servizio viene affidata soltanto alla macchina, non c'è il giudice a confortarne le opinioni. Ma McEnroe litiga anche con la macchina. Grande scambio questo, sì, molto bravo Rostagno. Che si assicura un set point da 0-30, tre punti consecutivi. Quindi set point Rostagno sul 6-5, 40-30. Seguiamo il set point. È lunga la prima palla di Rostagno, quindi la sua volée di rovescio era solo dimostrativa. Nastro sulla seconda, ha rischiato quindi il doppio fallo. Sì, però l'ha rischiato con coraggio. È intenzionato a prendere i suoi rischi su questa seconda palla. Ancora un bel servizio. La volée molto vicina alla riga e quindi difficile il passante in mezzo volo per McEnroe. 7-5 per Derrick Rostagno nel primo set, 45 minuti. Torino, adesso vediamo cosa succede, perché mentre quando hanno perso il primo set Lendl, quando l'ha perso Edberg, tutto sommato eravamo fiduciosi e convinti che poi si sarebbero ripresi. Qui la partita è un pochino più incerta. È più incerta perché innanzitutto è più difficile, perché l'avversario di McEnroe era stato detto proprio alla vigilia, non era dei proprio di quelli che consentano, era sicuramente più difficile di Minniussi e di quello che non possa essere Dyke, contro il quale Edberg è in vantaggio 3-1 nel terzo set. Ecco, forse in questo momento 3-2.
30-0. L'Open d'Australia, McEnroe è stato squalificato, ma fra le altre cose aveva detto, dice, quella macchina ce la deve avere con me, la macchinetta che chiama fuori servizio. Quindi McEnroe è capace di tutto. E oggi gli hanno tolto il giudice in linea, quindi non sa con chi litigare. Si trova a disagio e non ha punti di riferimento. Prima volta peraltro che io... credo che sia il primo torneo in cui proprio si vede solo la macchinetta che decide sulla linea del servizio. C'è sempre l'arbitro sulla sedia, certo. Però. Progressi della tecnologia. Tanto è saltata un'altra testa di serie, la numero 14 del singolare maschile, Peter Korda, eliminato in 4 set dall'israeliano Gilad Blum. Mancino. Intanto McEnroe tiene il servizio, conduce 1-0 nel secondo set, ma ha perso il primo per 7-5. Terza testa di serie, Korda, che perde, che viene eliminata oggi dopo Gomez e dopo Mayotte. Ieri aveva perso Yannick Noah, in più era venuto a mancare Aaron Krickstein, che ha rinunciato al torneo dopo la compilazione del tabellone. Quindi mancano 5 teste di serie nel singolare maschile, una per assenza e 4 invece perché sono state eliminate. Ieri ha perso Noah, testa di serie numero 16, oggi hanno perso Andrés Gomez numero 5, Tim Mayotte numero 6 e Peter Korda numero 14. Forse la testa di serie a Korda è stato un premio eccessivo, non aveva mai giocato sull'erba, insomma non mi pare che se la meritasse tanto. Sì, però è stata in funzione, a un certo punto hanno seguito le indicazioni del computer, cioè hanno rovesciato qualche posizione, sì. Ma soltanto Aguilera, che è il numero 16 nella classifica mondiale, avrebbe potuto essere testa di serie ed è stato tolto. Sì. Proprio perché non aveva mai giocato a Wimbledon e non ha le caratteristiche del giocatore d'erba. Gli altri invece sono stati messi così, Korda numero 14, LeConte numero 15 e Noah numero 16. Ecco, LeConte tra questi è quello che sull'erba dà più affidamento, infatti ha passato con disinvoltura. C'è un Mazur che è classificato al 30° posto delle classifiche mondiali e forse sull'erba è più pericoloso di questi signori che sono usciti. Sì, da quelle parti Mazur, Van Rensburg... ecco, giocatori che sull'erba avevano credenziali migliori. Intanto un pezzo di bravura di Rostagno. E McEnroe che va a protestare. Dice, è bene che tu vada a vedere il replay, gli fa McEnroe. Dice, perché così sentirai che era un net. La palla aveva toccato, il servizio aveva toccato la rete. Qui... la moviola anche nel tennis. Proprio fallo. 15 pari. Di Rostagno. 30-15. Beh, che palla. Sì, una palla gratuita, nel senso che non contava, era solo per la platea. È mica facile da fare. No. Sta rischiando molto. Sì, un altro doppio fallo.
30 pari, due doppi falli di Rostagno in questo gioco. In questo gioco e in tutta la partita. Contro i 4 di McEnroe. Ma è dall'inizio che Rostagno prende molti rischi sulla seconda di servizio ed è abbastanza straordinario che non abbia fatto doppi falli in tutto il primo set. Secondo me è una tattica abbastanza intelligente, abbastanza giusto farlo. 40-30. Intanto non dai molta possibilità di giocare al tuo avversario. Io ho parlato per esempio con Laura Golarza e gli ho detto, dico, dopo la sua sconfitta con la nuova volta, dico guarda che secondo me tu dovresti rischiare di più, fai pure un doppio fallo a game, però dico, servi una seconda decente. L'altra sulla seconda palla faceva sempre il punto. Straordinaria risposta di McEnroe da circoletto rosso. McEnroe dannata. Eh beh. E l'annata è il 1984. Ma qualsiasi annata tra l'81 e l'84 va bene, eh? L'84 forse è riserva, no? Come la chiamano? 82 vittorie, 3 sconfitte. Lo smash di Rostagno. Advantage di Rostagno. È una buona partita questa, eh? È un primo turno francamente abbastanza difficile. Questa volta non riesce il cross di dritto a McEnroe. Rostagno tiene il servizio, punteggio è 1-1 nel secondo set. Rostagno aveva sbagliato questa volée perché l'aveva giocata proprio dove era rimasto fermo McEnroe pensando di coglierlo in contropiede. Quindici-0. Tanto Edberg 4-3 e servizio nei confronti di Broderick Dyke sul campo numero 1. Quasi un miracolo da parte di McEnroe che dovrebbe aver rotto la racchetta. Bravo Rino, buon orecchio. Si sente subito che il suono non è quello, eh? E soprattutto con queste racchette con gli ovali più ampi, eh? Prima con le racchette, le vecchie racchette di legno. Non ce ne accorgevamo noi e qualche volta non se ne accorgevano neanche i giocatori di aver rotto le corde. Adesso quando le corde si rompono è quasi impossibile riuscire a fare il punto, perché proprio non si ha più la misura, il giocatore va spesso a rete. Proprio... Sì, voglio per concludere il punto in qualche modo. 15, bella risposta di Rostagno, 15-30. Ho visto andare a rete persino Jay Berger, che non ci va mai. Raffaella Reggi 5-3 e servizio nel primo set nei confronti della McKillen. Rino, ma è servizio, sarà un vantaggio? Direi di sempre di sì. Nel caso della Reggi... Io credo che la Reggi nella sua carriera, quando ha servito, abbia comunque un... bilancio positivo, anche se ha un servizio che qualche volta fa cilecca. Stati 30 pari. Il guaio di chi ha il servizio debole è che spesso il servizio fa cilecca, come dici tu, nei game importanti, cioè quando c'è maggiore tensione. La maggior tensione acuisce le debolezze. Infatti, perché i giocatori sanno quali sono i loro colpi più deboli, eh? Lo sanno i giocatori, lo sanno i loro avversari. Non è un caso che la Golarza oggi abbia perso il secondo set quando ha servito sul 4-3, poi quando ha servito sul 6-5. Ok, 40-30. Sbaglia la volée McEnroe,
40 pari. Si è fatto trovare a metà campo. La palla gli è venuta proprio addosso. E qui Castagno. Lozano si è dedicato ad un gioco di prestigio mentre McEnroe ha chiuso il punto. Si è un po' lento, Rossagno, è un po' macchinosa la sua corsa. È 1,90 m. È pesante anche. Ma alle ragazze piace lo stesso. Ah, beh, incontra moltissimo. Il numero uno nei gusti femminili. Incontra moltissimo. È sulla riga, è sulla riga. Rossagno facilita il lavoro dell'arbitro, del giudice di linea. McEnroe conduce 2-1 nel secondo set, il primo set a Rossagno 7-5. Le sorprese, mentre invece hanno esordito con grande facilità e con grande autorità Steffi Graf e Martina Navratilova. Steffi Graf ha vinto 6-1, 6-2 sulla connazionale Porvic e Martina Navratilova 6-1, 6-1 sulla francese Amiens. Intanto abbiamo visto una grande risposta di diritto di McEnroe. Rino, a tutte quelle considerazioni che hai fatto prima, bisogna aggiungerne un'altra. McEnroe ha 31 anni, quindi voglio dire anche i suoi tempi di recupero sono rallentati. Se il match va per le lunghe diventa più difficile. Non è come per Edberg e per Ben. McEnroe conduce 2-1 nel secondo set, dopo aver perso il primo per 7-5. Anche nelle quote degli scommettitori il divario fra i primi tre giocatori e il quarto, cioè McEnroe, era nettissimo, se si pensa che Edberg ha giocato 6-1 e McEnroe 22-1. È fuori, si è allargato il dritto di McEnroe. Sì, beh, possiamo dire questo per quanto riguarda i bookmaker. I grandi favoriti sono due, Lendl e Becker, molto vicini nelle quote. Più favorito è Lendl piuttosto che Becker. Perché qui a Londra sono rimasti tutti molto impressionati dalla prestazione di Lendl al Queens. Terzo da solo, si può dire, ecco, terzo sì. Da solo Stefan Edberg, e poi invece in una posizione però molto più arretrata McEnroe, Pat Cash. 40, intanto è 40-30 con Rossagno al servizio. McEnroe è dato 22 contro 1. 33-1 Leconte Cash. Leconte Cash 40 contro 1 Maillot, ma lo possiamo cancellare dalla lavagna. Sì. Intanto siamo a vantaggio pari qui. Peraltro Maillot è un gran perdente, ha sempre giocato bene a Wimbledon, è sempre andato avanti, però poi non è un giocatore in grado di vincere Wimbledon. Ma sai, qui l'abbiamo detto alla vigilia, secondo me in grado di vincere ce ne sono quattro, cioè, ma McEnroe non lo è più, ecco, quindi rimangono tre. Parodiando si potrebbe dire i quattro favoriti sono tre, Becker e Lendl. Oh, ancora McEnroe che non sa se scegliere la macchinetta o l'arbitro. Dice, come faccio, non posso nemmeno discutere con qualcuno, ha detto, ha detto proprio così. Perché in questa partita, l'abbiamo già detto, non c'è il giudice del servizio. Gli hanno levato i nemici e lui è furibondo. Deve litigare con la macchinetta, non gli risponde. Vedete qui il posto vuoto. Ecco che ritorna la giudice in linea. Allora adesso vediamo cosa succede. Ah no, è andata lì a... E la giudice in linea sta dietro. Don't you know the rules as far as the line score calls? You must be kidding. No, the line classification joint long. Adesso è intervenuto anche Rossagno e chiede all'arbitro, ma forse dice, le conosci le regole?
You are if there is no. Perché ci sono i giudici di linea, Ubaldo, io non li vedevo perché sono mescolati ai fotografi. Sono mescolati ai fotografi, i giudici di linea, almeno a 2-3 metri dietro la macchinetta. Io pensavo che avessero lasciato lì le macchinette, invece ci sono. Secondo me Mekero non li trova, in mezzo ai fotografi non riesce a discutere. E non li avevamo visti neanche noi, non li avevamo visti. Parla sempre con l'arbitro. Ecco Alan Mills, il giudice arbitro, Ken Farrar, il supervisor alle sue spalle. Questo è l'arbitro Steve Winier. È un arbitro che ha arbitrato qualche finale, questo qui. Sì, sì. Ecco McEnroe in campo. Ah beh, gran meeting adesso, c'è un summit. Adesso si mettono a sedere e portano il tè. C'è un grande, una grande riunione. Quando c'è McEnroe devono stare sempre lì. McEnroe li tiene sotto pressione, L'ultimo torneo del Grande Slam non lo ha finito perché l'hanno buttato fuori. Roland Garros non c'è andato. Intanto si riposa, E magari lo stagno si deconcentra. Comunque la questione deve essere complessa perché non riescono a risolverla lì per lì. Gli stessi Farrar e Alan Mills non sanno che pesce prendere. McEnroe si sta divertendo un sacco, anche se sta perdendo, se lui riesce a creare un po' di confusione. Adesso si sono allontanati dal microfono per cui non riusciamo a sentire quello che dicono. Ecco, questa è la giudice di linea, questa è la giudice di linea, vedi che è dietro i fotografi. Tanto il pubblico vorrebbe che il gioco manifesta la sua impazienza battendo ritmicamente le mani. Interviene anche Rostagno adesso. Sì, perché Rostagno è uno che non si fa intimidire da McEnroe, Non parla con McEnroe, sì, sì. No, lo ignora. Farrar. Ecco Mills. Sì, però è ridicolo. Ecco adesso è Mills che va a parlare con la giudice di linea. Insomma, McEnroe ha sollevato un caso che loro non sono riusciti a risolvere. Sì. Questa è la verità. Poi adesso vediamo chi ha perso più la concentrazione fra i due. Secondo me il giudice, la giudice di linea è l'arbitro. C'è stata un'interruzione di 3-4 minuti, forse di più. Quindi bisogna ricordare il punteggio. Siamo 2-1 per McEnroe nel secondo set, vantaggio pari con Derrick Rostagno al servizio. Ho visto Derrick Rostagno scuotere la testa. Non è troppo contento della decisione che è stata presa, anche se francamente. Ma non credo che dovesse essere presa la decisione su un punto, no. Bensì su come ci si deve comportare. Certo, certo. Cioè, se questa macchinetta bisogna dargli credibilità oppure no. Grandi applausi per Rostagno, perché il pubblico inglese con McEnroe ce l'ha sempre un po'. E poi insomma viene considerato in ogni caso responsabile della lunga interruzione. Advantage Rostagno. Qualche fan di McEnroe che ha applaudito addirittura sul servizio in rete di Rostagno. Si allarga anche questa volta il dritto di McEnroe. Rostagno tiene il servizio, punteggio è 2-2 nel secondo set. Ricordo che Rostagno ha vinto il primo set per 7-5.
risposta vincente di Rostagno, 0-15. Love 15. Un'altra bella risposta di Rostagno che mette subito in difficoltà McEnroe. Gioca poi un passante sul quale McEnroe non può far nulla. Ecco, la prima risposta. McEnroe si salva con questa demi-volée di dritto. Ma sul passante incrociato di Rostagno, niente da fare per McEnroe. 0-30. Quattro punti consecutivi per Rostagno dal momento della discussione. E qui McEnroe deve giocare la seconda di servizio. Aia, doppio fallo. È un doppio fallo di un metro, Molto brutto, 0-40. In questo momento McEnroe rischia davvero molto. Che servizio aveva fatto, aveva giocato un taglio esterno incredibile ma fuori di un tocco. Appena fuori. Però un angolo impressionante. Questa volta è andato dalla parte giusta McEnroe sul calcio di rigore. È un'occasione perduta però per Rostagno, perché quel dritto non era difficile, aveva il tempo anche per pensare, per dirigerlo. Tenuto un po' alta la palla, ma soprattutto ha giocato dove era McEnroe. Adesso è difficile dire se ha sbagliato Rostagno o se ha indovinato McEnroe. Tutte e due. È scontento del proprio servizio McEnroe. Di Derrick Rostagno che conquista un break di vantaggio, conduce 3-2 nel secondo set dopo aver vinto il primo per 7-5, 3-2 in suo favore nei confronti di John McEnroe. La volée di rovescio di Rostagno, 15-0. Tanto sul campo numero 1 Stefan Edberg conduce per 2-1 nel quarto set e conduce anche per 2-7-1. Perso il primo set 6-4, ha vinto 6-1 il secondo, 6-3 il terzo. Carolino, domani nessuno ci toglierà però un sacco di titoli sulla Sara Gomer, questa inglese che ha battuto Manuela Maleva, 6-2, 6-3. Figuriamoci. Manuela Maleva sull'erba non ha mai giocato bene, tanto è vero che l'anno scorso non era neanche venuta. Così là. 40-0 intanto per Rostagno, che Rostagno tiene comodamente il servizio, conduce 4-2. Rostagno lead 4 games to 2. Secondo set. Rino, mi pare che dopo l'incidente McEnroe abbia fatto un punto solo. Quindi farà bene a evitare gli incidenti. In genere quando ai suoi tempi erano gli altri che si distraevano. Intanto Raffaella Reggi è al tie break nel primo set contro la McKillan, perdeva 5-1, adesso il punteggio è 5-4 nel tie break. Vedi che servire per il set a Raffaella Reggi non le ha portato bene. Sul campo numero 3
problemi per Pete Sampras, che ha perso i primi due set contro Christo van Rensburg. Pettino. 15-0 con McEnroe al servizio. Bel contropiede proprio all'incrocio delle righe, con Rostagno ogni tanto che è costretto a lasciare la presa a due mani, gioca questo rovescio, una volta una mano, una volta due. E beh, se la possibilità di giocare due tipi di rovescio è un bel vantaggio. 30-0. In genere la maggior difficoltà è trovare la distanza, perché naturalmente con rovescio a due mani bisogna essere molto più vicini alla palla. Non è un problema di facile soluzione, perché la posizione delle gambe, tutto è collegato. Questo è straordinario. Un allungo di McEnroe, un guizzo proprio. Non è perché la palla era già calata moltissimo, lui ha dovuto dare un colpo di polso e fare una specie di volley liftato dal sotto, difficilissimo. Io ci metto il circoletto rosso. Eh sì, anche perché oggi si vede sempre di meno fare colpi così, sono giochi di prestigio. E McEnroe tiene il servizio, ma è indietro di un break, perché Derrick Rostagno conduce per 4-3 nel secondo set, avendo vinto il primo per 7-5. Rostagno al servizio. Giocato con cattiveria questo grip. Palla era facile, però lui... 15-0. Picchiato dentro con foga. Rostagno proprio qui a Wimbledon è stato protagonista di una battaglia con Jimmy Connor, 5-7, tra l'altro una battaglia che ha perduto poi. Battaglia interminabile. Seconda palla molto aggressiva e molto profonda di Rostagno, 30-0. Gran risposta, formidabile. McEnroe sarà in difficoltà, ma è ancora il giocatore che giustifica più circoletti rossi degli altri. Sì, perché fa delle cose a cui non siamo troppo abituati. Sai che il mio taccuino durante il Roland Garros ha registrato pochissimi circoletti rossi. Mi meraviglia, erano tutti punti conquistati con la fatica, non col talento, con la resistenza. Oppure nel caso di Gomez c'era, per la verità, ogni tanto c'era un po' di talento in più rispetto ai suoi avversari. Infatti ha vinto. Però qui è andato fuori il primo turno. 40-15, Rostagno al servizio. Tanto Stefan Edberg 4-1 nel quarto set nei confronti di Broderick Dyke. Risposta di McEnroe, mette in difficoltà Rostagno, 40-30. Noi ovviamente però preferiamo rimanere sul centrale, anche se Edberg ha molti tifosi e soprattutto molte tifose in Italia,
ma insomma ha perso il primo set, poi però 6-1, 6-3, 4-1. Sì, credo che no. Non ci possano essere dubbi sulla validità della nostra scelta. McEnroe con il passante di rovescio da 40-15, 40 pari. McEnroe al servizio, primo gioco del terzo set, 15 pari. Gran risposta di Rostagno. C'è stato poco da fare, anche uno molto abile nei pressi della rete come McEnroe, questa palla non è riuscita a tirarla su. Non è arrivato troppo bene, visto è rimasto con le gambe un po' rigide, non è riuscito a ammortizzare abbastanza con le ginocchia. Forse i 31 anni si fanno sentire. Sai, qui c'è stato Roosevelt in finale a 39 anni, 40-30. Sì, Rino, però sono anche un po' cambiati i tempi, forse sì, oggi sì. Il ritmo è cresciuto, questi giocatori sono tutti degli atleti, insomma è più duro. Poi qui, nel caso specifico, McEnroe è fermo da 4 mesi, ha giocato il torneo del Queens, ma non aveva più giocato un torneo per tanto tempo. McEnroe è diventato un giocatore part-time. Sì. Eccolo qui sorpreso dalla risposta di Rostagno, il quale mi dà l'impressione di giocare con la determinazione di quello che vuole dimostrare, che l'anno scorso la sua sconfitta contro Becker non è stata dovuta, cioè non è che io non sia capace di vincere contro un giocatore forte, che... peraltro ha anche ragione di dirlo, di sostenerlo, perché quella partita non l'ha persa lui per paura, ha avuto abbastanza fortuna Becker a giocare quel passante sul net che lo ha scavalcato. Becker fu bravissimo, ma Rostagno non doveva rimproverarsi granché, ecco. Vantaggio McEnroe. Rino, le quote in questo momento, vogliamo dare un'indicazione a chi vuole scommettere su McEnroe. Questa partita è dura, È dura, io non vedo favorito McEnroe, anche se ha il talento per raddrizzare la partita. È difficile. Oltretutto è abbastanza presto, qui in Inghilterra sono le 5:20, quindi non c'è nemmeno la speranza per McEnroe che il match possa essere interrotto per oscurità e quindi giocare in due fasi. Finirà sicuramente stasera. McEnroe tiene il servizio, conduce ora 1-0 nel terzo set, ma Rostagno è in vantaggio per 2-7-0. Doppio fallo di Derrick Rostagno, 0-15, Rostagno conduce per 2-7-0, McEnroe è 1-0 nel terzo set. Tre doppi falli per Rostagno, 5 per McEnroe, come vedete anche voi nella sovrimpressione. Difficile di solito giocare i primi games del terzo set quando si sono vinti i primi due, perché si tende a rilassarsi un attimo, perdere quel tanto di concentrazione che invece è necessaria. Tanto Katia Piccolini sul campo numero 5 ha perso per 6-1 il primo set e perde 1-0 nel secondo.
contro Lori McNeil. 15-30. Katia Piccolina è una ragazzina piccolina davvero, ma coraggiosa, che gioca, ha giocato anche le qualificazioni. A Roland Garros ha perso 6-0 dalla Seles, ma poveretta, cosa poteva fare? Pare che la Seles in quell'incontro si sia arrabbiata moltissimo perché la Piccolini a un certo punto le ha servito dal basso. E allora nell'ultimo game, quando la Piccolini è stata anche 40-15, pare che la Seles abbia fatto i miracoli per vincere 6-0. 30 pari. Palla break, colpito male di dritto Rostagno, proprio centrato la palla. Vediamo se Rostagno entra la prima di servizio. Era scivolato Rostagno, ma McEnroe ha sbagliato il pallonetto. Questo non fa che accrescere la sua rabbia. 40 pari. Questo è Peter Fleming, questo signore biondo, compagno di doppio di John McEnroe. E hanno vinto qualche torneo insieme. Sì. Hanno perso un solo match in Coppa Davis, nella finale del 1984 contro Edberg e Jarrid, per il resto hanno sempre vinto. Si poteva giocare meglio questo recupero, ma bisognava arrivarci meglio. McEnroe ha provato a giocarlo di braccio, ma era molto lontano con le gambe. Questo è un brutto errore. Vantaggio pari. Tanto Raffaella Reggi sul campo numero 11 conduce 3-2 nel secondo set, perde 3-2 nel secondo set dopo aver perso il primo per 7-6. La volée di dritto di Rostagno. Si arrabbia McEnroe, che ha risposto troppo alto. Questa è una bella risposta. Sì. Ancora vantaggio Rostagno. McEnroe non mi dà l'impressione di credere troppo in se stesso in questo momento, invece è proprio qui che dovrebbe stringere, dovrebbe cercare di riprendere un po' il sopravvento.
E Rostagno alla fine tiene questo servizio dopo aver annullato una palla break. Uno pari. Terzo set. È importante per Rostagno non incoraggiare le ambizioni di rimonta di McEnroe. Avete visto questo colpo di McEnroe, una demi-volley da fondo campo, che però è anche un sintomo di uno cattivo piazzamento, un po' di pigrizia. La risposta di dritto di Rostagno. La 15. 0-15. Purtroppo proprio il servizio, forse l'aspetto nel quale McEnroe è calato di più. Una volta i suoi avversari faticavano davvero a rispondere. 15 pari. Ha avuto anche dei problemi alla schiena in passato, McEnroe, può darsi anche che non spinga più con muscoli addominali come una volta. 30-15. Non riesce a giocare il pallonetto Rostagno. 40-15. Bell'attacco, attacco tagliato con palla che si è praticamente, non si è quasi alzata dall'erba. Sembrava un attacco di McEnroe invece che di Rostagno. 40-30. McEnroe disperato, eh? È molto scontento. Qui c'è il net che ha aiutato McEnroe. Se l'ha aiutato, perché la risposta di Rostagno era imparabile. Beh, cosa ha fatto? Questa era Connor. Due circoletti rossi. Questa è una risposta di Connor. Ah sì. Straordinario, bellissimo, giustamente ce lo fanno rivedere, guardate lì. McEnroe non può che fermarsi e guardarla passare. È sorprendente che quest'anno Rostagno non abbia veramente fatto un buon risultato. Perso quasi sempre al primo o al secondo turno, una sola volta al terzo, e quella volta ha perso da Mronz, che era... doppio fallo di McEnroe. Attenzione. Ai 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 ai. Eh sì. Palla break. Palla break e quindi questo momento molto molto delicato.
Ha rischiato il doppio fallo. Ha giocato una risposta incrociata a Rostagno che è uscita di poco. Hanno rischiato tutti e due, eh? Schermecker è stato coraggioso, ha messo il servizio sulla riga. Ace di McEnroe. Beh, insomma, McEnroe prima di arrendersi tira fuori tutto quello che ha, eh. Seconda di servizio per McEnroe. Che essendo mancino non ha nemmeno il fastidio qui del sole. Gli scappa via la volée di rovescio, vantaggio pari. Tutti game molto complicati dall'inizio del terzo set. Si gioca da un'ora e 49 minuti. Raffaella Reggi in vantaggio 4-3 nel secondo set, dopo aver perso il primo. E Katia Piccolini in vantaggio 3-1 nel secondo set. Anche lei ha perso il primo. È una delle 9 ragazze che abbiamo portato a Wimbledon. Bilancio quindi del tennis femminile, se non altro a livello di partecipazione, molto migliore che non quello maschile. Lascia rimbalzare McEnroe con calma, mette a segno il dritto. Bel passante di rovescio Rostagno. Tentato di allungarsi McEnroe, ma non è riuscito a tenere dentro la volée di rovescio. Volée che non poteva che essere difensiva. Eh sì. Vediamo ancora questi a Rostagno, il servizio a che parte a rallentatore di McEnroe e poi colpo di reni finale. Già 13 punti giocati in questo game. Okay, McEnroe. E McEnroe ottiene il servizio. Conduce 2-1 nel terzo set, ma è Rostagno ad aver vinto i primi due. Il primo per 7-5 e il secondo per 6-4. Thank you. Torniamo sul campo centrale di Wimbledon, dove John McEnroe è di fronte a una difficoltà non indifferente. Deve rimontare due set di svantaggio contro Derrick Rostagno. Punteggio è 2-1 McEnroe nel terzo set. Adesso Rostagno serve con le palle nuove. Quindici-0. Trenta-0. Thank you.
appena fuori la volée di Rostagno. 30-15. Niente male, volley bassa di rovescio col taglio verso l'esterno. 40-15. Lo Stadio ha dimostrato di saper fare un po' tutto in questa partita. Raffaella Reggi 5-3, 40-30 nel secondo set, quindi set point. Doppio fallo di Rostagno, 40-30. Sembrava un ace questo. Anche a me era sembrato ace. Niente male, la volée bassa di dritto di Rostagno. E siamo due pari nel terzo set. Insomma, Rostagno non vuole cedere. Rostagno ha avuto anche una grande occasione nel game precedente sul 1 pari, quando ha avuto una palla break sul servizio di McEnroe. Lì ha servito bene McEnroe, ha rischiato e a Rostagno è uscita una risposta di rovescio incrociata molto pericolosa. Al Queens Rostagno aveva battuto Gary Muller e poi aveva perso dallo svedese Niklas Krum. Doppio fallo di McEnroe. 0-15. Tutti e due i giocatori sono disposti a prendere molti rischi sulla seconda di servizio. Vedete, già 11 doppi falli complessivamente, 7 McEnroe e 4 Rostagno. Brutto errore di McEnroe, ritarda l'esecuzione della volée di dritto e la mette in rete, 0-30. Trenta non gli entra la prima di servizio, McEnroe è nei guai, è indietro due set. Qui si è salvato bene. Sì, non era facile tirare su quella demi-volée. 15-30. Bellissimo scambio questo. D'altra parte McEnroe si è allungato più che poteva per giocare questa volée, ha lasciato indifeso il campo. E rivediamo, questo Rino è un altro, veramente un altro bel punto, perché McEnroe ha fatto un miracolo lì. Sì, sì, soltanto che ha lasciato 4 metri di campo al cross di dritto di Rostagno. 15-40, due palle break. Bravissimo. Il passante di dritto di Rostagno, 6 break, 3-2 Rostagno nel terzo set e i primi due set ugualmente di Rostagno. McEnroe cerca di rinfrescarsi le idee, ma certo che è
grossa difficoltà. È sotto di due set e di un break nel terzo set di fronte ad un giocatore che sembra ben determinato, che sta giocando molto bene e che per ora non accenna a cedere e a dimostrare quei segni di paura che ogni tanto prendono chi sta per realizzare un grosso risultato. Rastagna è abituato alle grandi maratone, ha un bel fisico, tutti i sensi, dicono le donne. Io. Comunque gran risposta di McEnroe. 0-15. Guarda qui, niente male, È stato bravo perché poi la palla gli è rimbalzata quasi addosso, si è tolto proprio il rovescio dal petto. Questi rovesci, questo volet di rovescio così, con questo taglio, ne ha giocate parecchie, Rastagna. Sì, un taglio verso l'esterno che le rende assolutamente imprendibili. La palla oltretutto si alza pochissimo dall'erba, scivola via. Pari. Molto vicino al doppio fallo, sì. McEnroe ha fatto il punto perché sennò era pronto a protestare. Malandrino. 30-40, c'è una possibilità comunque per McEnroe di recuperare il break di svantaggio. Raffaella Reggi purtroppo perde 6-5 nel secondo set. Colpisce male la palla sulla risposta di dritto McEnroe. Grida il suo disappunto. Katia Piccolini conduce 5-3 nel secondo set contro Lori McNeil. McNeil è una giocatrice che è scesa molto negli ultimi tempi, ma che ha le caratteristiche per poter giocare bene sull'erba. È un attaccante. Servizio e volley di dritto di Rostagno, palla per il 4-2. Modo più sicuro per chiudere questo gioco. Rostagno in questo terzo set ha salvato due palle break, una nel secondo gioco, una in quello appena concluso, e conduce per 4-2 e conduce anche per 2-7-0. Un vantaggio piuttosto solido, francamente McEnroe ha davvero poche chance, anche se un giocatore come lui può tirare fuori sempre il meglio. 15-0.
McEnroe è giunto in semifinale l'altra settimana al torneo del Queens, ma facendo molta fatica, vincendo molti incontri al terzo set. Qui ha trovato un giocatore molto solido, almeno fino a questo momento, perché più si avvicina il traguardo più aumenta naturalmente la pressione anche in chi sta vincendo. Guarda che gran risposta sulla riga di fondo, incredibile, 15 pari. Ecco qua che lo rivediamo, pensa che Rostagno ha cominciato a giocare il rovescio a due mani in tarda età, perché prima lo giocava sempre ad una. Che di solito succede il rovescio, sì. Cioè i ragazzini alle volte cominciano a due mani perché non ce la fanno a giocare il rovescio a una sola mano. E là che prodezza qua McEnroe. Miracolo, miracolo. Bisogna dire che McEnroe è ammirevole per come si sta battendo per evitare un'eliminazione che sarebbe per lui molto dolorosa. Io non credo che dentro di sé McEnroe creda di poter vincere ancora un grande torneo, però andare fuori al primo turno 40-15, qui gli è successo una sola volta nel 1978, quando ha perso da Erik van Dillen. L'anno prima era giunto in semifinale partendo dalle qualificazioni. Nessun altro giocatore è mai riuscito a tanto in un torneo del Grande Slam. Un attimo in ritardo nella volée di dritto McEnroe, ma una buona risposta di Rostagno. Questa volta il servizio, ora Rostagno conduce per 4-3 nel terzo set. Derrick Rostagno serve in vantaggio per 4-3 nel terzo set e in vantaggio anche per 2-7-0 nei confronti di John McEnroe. Lo prende in contropiede, 15-0. Intanto Raffaella Reggi è al tie break anche nel secondo set, ha annullato un match point sul 6-5 per la McKillen e ora conduce 2-0 nel tie break. Speriamo che sia più fortunata della Golarz, che ha vinto il primo set contro la Novotna, è andata al tie break nel secondo, vinceva 4-2 e poi ha finito per perdere quel tie break e perdere anche il terzo set. 30-0. E anche Linda Ferrando ha vinto il primo set, ha perso il secondo al tie break, vinceva 3-0 nel terzo e poi ha perso 6-3. Quindi una giornata poco fortunata per i nostri colori. Risposta di McEnroe, 30-15. Tanto sul campo numero 1 Monica Seles ha vinto il primo set per 6-2, conduce 1-0 nel secondo contro la svedese Strandlund. Non so se le arrivino le notizie che la sua squadra di calcio, che è in vantaggio sulla Spagna nei tempi supplementari. E scivola McEnroe, ma comunque il punto era aperto. Per la gioia dei fotografi, McEnroe sull'erba. E domani questa ce la fanno vedere, soprattutto se perderà questo incontro, la caduta di McEnroe sul center court di Wimbledon. 40-15.
Ecco qui rivediamo la volée di dritto di Rostagno. Io credo che a McEnroe non abbia giovato la scarsa attività quest'anno, perché va bene i 31 anni, ma proprio per questi hanno 31 anni non si può rimanere fermi per tanto tempo. 40-30, ha sbagliato la volée di dritto Rostagno. Sì, l'ha sbagliata anche male, l'ha cacciata proprio in rete, forse è un po' nervoso in questo momento che comincia a pensare di essere vicino al grande exploit. Guarda cosa ha fatto adesso. E poi si dice che i nervi non sono importanti, nel tennis sono fondamentali. Due disastri. Sì, proprio. Sulle due palle che l'avrebbero portato 5-3. Ridanno fiato e speranza a McEnroe, però qui un gran servizio. Ancora vantaggio Rostagno. Vantaggio Rostagno. Parla del 5-3. Chiamato out questo servizio. Molto vicino all'ace, polemica, Sì, Rostagno polemizza con McEnroe e sceglie male il momento. Warning, warning. Per Rostagno. È la prima volta che viene ammonito l'avversario di McEnroe anziché McEnroe, È anche vero che Rostagno ha scelto un momento un po' particolare, si vede che è molto molto nervoso. Tra l'altro tra la prima e la seconda di servizio. Sì, ora è difficilissimo battere la seconda. Tu ti ricordi cosa è successo a Paolo Canè a Vienna? Come no. La risposta di McEnroe. Beh, un match pieno di suspense, bello, divertente. E infatti noi non ci stacchiamo, perché noi, a noi piace saltare da un campo all'altro, ma quando c'è un match vero, non allora... lo abbandoniamo. Può succedere di tutto, abbiamo visto questo Rostagno davvero nervoso, 40-15 ha sbagliato due volée incredibili. Vantaggio Rostagno. È comunque un ragazzo simpatico Rostagno. Tentato l'ace centrale Rostagno, seconda di servizio. E questa volta è fuori la risposta di McEnroe. 5-3 Rostagno. E purtroppo Raffaella Reggi non ce l'ha fatta, ha perso 7-6-7-6 contro l'australiana McKillan. Un tie break, il primo l'ha perso 7 punti a 5, il secondo 7 punti a 4. La Reggi vinceva 5-2 nel primo set. Nel tie break del primo set da 5-1 per l'avversario è andata 5 pari. Beh, è saltato Rostagno, gioco passante di rovescio straordinario. In un certo senso per Rostagno è più facile giocare adesso sui game di servizio di McEnroe che sui propri, perché i propri li deve assolutamente tenere se vuol vincere. Qui no, ha meno da perdere. Direi il proprio, cioè il servizio del 5-4 è quello dove si gioca tutto. Sì, ma... 0-15. 15 pari.
Nel game precedente Rostani aveva sofferto moltissimo. Tanto è caduta un'altra testa di serie del singolare maschile. Pete Sampras, numero 12 nel tabellone, ha perso da Christo Van Rensburg 7-6, 7-5, 7-6. Io non la considero una sorpresa. Comunque è un'ecatombe, eh? Sono cascate Caterina. 4 oggi. 40-15. È la più grossa. E McEnroe non è ancora. Non è cascato, ma. Ma stato, vacilla. Vacilla molto, eh? Katia Piccolini ha vinto il secondo set 6-3, ma perde 3-0 nel terzo contro la McNeil. Due net, uno per parte. E poi il pallonetto di Rostagno. Ecco qua il primo net di Rostagno, quello di McEnroe. Rostagno con questo rovescio a due mani ha davvero trovato un colpo in più. Con una mano non sarebbe stato capace di giocare quel colpo. 40-30. Lunga. Ha perso il primo set Michelino Chang contro Altur. 7-5 Altur. Second set. Lunga la risposta di Rostagno, McEnroe tiene servizio, ma Rostagno conduce per 5-4 e servirà per il match dopo il cambio di campo. Abbiamo Rostagno che sta servendo per il match ed è già 15-0. Servizio vincente, McEnroe non è riuscito a controllare la risposta. Rostagno è 2-7-0, 5-4 e servizio contro John McEnroe. Quando ha servito l'ultima volta Rostagno era nervosissimo, ha dato due palle facilissime, vediamo adesso. Altra prima di servizio, 30-0. E la sua salvezza è proprio la prima di servizio. Se gli entra è fatta. Anche perché McEnroe ha indovinato pochissime risposte. Stavolta non gli entra la prima. McEnroe dovrebbe anticipare sulla seconda. Gran risposta! Insomma, partita che si mantiene su un livello altissimo di gioco e di emozioni. 30-15. Questa volta è stato sfortunato McEnroe, perché gli era riuscita una grandissima risposta al servizio di Rostagno appena fuori. Seconda di servizio. Ha avuto fortuna Rostagno, perché prima di giocare la demi-volée ha anche scivolato, ha giocato questa palla in ginocchio, è una palla che gli procura due match point come contro Becker, È difficile dire, ma potrebbe essere l'ultimo punto giocato da McEnroe a Wimbledon. È vero, mi dispiacerebbe, Dispiacerebbe a tutti, ma sai, colpa sua. Thank you.
Era lunga la prima di servizio di Rostagno. Doppio fallo. Oh, sì, mi pare che sia il terzo dell'incontro e arriva sul match point. Insomma. No, forse. No, è più del secondo, altro che secondo. O terzo, no, ne ha fatti di più. Ho dato un'occhiata al mio taccuino, ma comunque è significativo che sia arrivato sul match point. Ti ho detto, bisogna che gli entri la prima, perché sulla seconda può succedere di tutto. Gli è entrata la prima questa volta, risponde in rete di rovescio John McEnroe e Derrick Rostagno vince dunque 7-5, 6-4, 6-4. Esce dal torneo la testa di serie numero 4, John McEnroe, ed è sicuramente la vittima più illustre e più in attesa di questa straordinaria seconda giornata. Bene, forse...